Buongiorno, buongiorno Lamberto, Buongiorno, buongiorno buongiorno, che Barta. Ce piacere, finalmente, ci l'abbiamo ho fatta. voluto un po' per Bene. poterci incontrare e per poterci registrare. Abbiamo già fatto delle cose insieme, ci conosciamo da qualche tempo, ci hai donato, al popolo vivente hai donato un appendice nel tuo libro, ma il libro in sé per sé porta tantissima verità e quindi è attenzionato giustamente in questo momento perché ci porta a scoprire che ci sono tante cose che ci hanno nascosto. Ma c'è poi anche, e qui ti lascerò la parola, poi farai tu, ma c'è anche tutta una serie di punti, 7 punti, giusto, che come movimento state portando e vorremmo così metterli su una sorta di piano, di tavolo, non la bilancia non ci piace, una specie di tavolo in equilibrio per vedere quali sono le modalità con cui questo popolo sta già portando queste informazioni e soprattutto queste azioni, perché l'azione è quella che risolve le cose. Esattamente. Grazie, subito, grazie per essere qua e ti lascio la parola. Grazie. Ma indubbiamente diciamo, aver trattato 220 anni di storia, traendo da documenti desecretati, traendo da confidenze, da archivi, emerge un contesto relativo all'Italia che è indubbiamente molto, ma molto, ma molto diverso da quello che ci è stato tramandato e nei libri, e quindi fa capire con estrema chiarezza che già dalla Genesi nasciamo storti, la questione si aggrava quindi con il Risorgimento, quando dico nasciamo storti. E quella situazione peggiora con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi da là si accelera la realizzazione di un progetto che è molto più antico rispetto al 1945, ma già partendo dal 25 aprile, che è un ulteriore, come si dice oggi, fake, non è assolutamente la festa della liberazione. Non sto qua a raccontare quello che c'è nel libro, se uno vuole se lo legge. Vado dritto all'oggi. Questo progetto che appunto è antico, quantomeno se vogliamo dare una connotazione recente, si può dire che viene messo nero su bianco 2 anni prima dell'inizio ufficiale della Rivoluzione Francese, quindi 1787. E traccia da allora a step successivi quello che bene o male sta accadendo oggi. Quel progetto là, in questa fase storica attuale, fa intendere che siamo arrivati grosso modo al termine di un ciclo, alla specie di fine gioco, a una specie di cambio di passo. Bisogna fare i conti con la realtà. Quindi oggi ci troviamo in una situazione storica, economica, geopolitica, all'apparenza, se ascoltiamo il mainstream, è facilissima da comprendere, perché il mainstream ci dice che i buoni sono da una parte, i cattivi sono dall'altra, li identifica addirittura quando c'è l'attentato. Autoattentato delle Torri Gemelle, brucia tutto, ma i passaporti degli attentatori sono in bella vista, precisi, li hanno trovati subito e si sa chi sono. Quindi queste follie vengono propinate dal mainstream, una parte della popolazione globale se li beve, addomesticata dai progetti e dai programmi di manipolazione di massa, non sa che è manipolata, e quindi se gli tocchi. Le credenze diventa più realista del re. Ecco, questa è la cornice. Ci giochiamo spesso noi con questa parola, le credenze, quelle dove ci si mettono i piatti, le credenze, sono, specialmente quelle Sì. Ahimè, internazionali. Sì. sì, quindi è ovvio che va anche detto che è molto normale, ognuno ha la sua vita, le sue abitudini. Nasce in una famiglia con determinate abitudini,
abitudini, quindi gli hobby, gli interessi, non c'è magari il tempo di approfondire alcuni argomenti. Il meccanismo mentale è, beh, c'è chi ci pensa, c'è chi fa, io mi concentro a fare il mio lavoro, colleziono gli aeroplanini, mi concentro là, dimenticando che quello di cui di fatto si delega è fondamentale, perché gli aeroplanini sopravvivono a noi stessi una volta che lasciamo il mondo terreno, quindi pace. Ma il periodo in cui noi siamo su questa terra, abbiamo l'avventura terrena, dovrebbe preoccupare sapere quali sono le regole del gioco, come funziona, cercare di evitare di complicarsi la vita o di finire in vicoli ciechi distruttivi. È evidente che lor signori, quando dico lor signori mi riferisco a quel gruppo di personaggi che Giulietto Chiesa chiamava possessori universali in eterna lotta tra loro, io più banalmente li ho chiamati cupola criminale o cupola pedosatanista, hanno pensato bene di limitarci il tempo. Quindi siamo compressi. La sveglia suona alle 6:30, alle 7, quando suona, suona, poi si inizia a correre come i criceti nella ruota. Arriva la sera, cotta, cotto, distrutto, quindi non c'è il tempo di pensare, si mangia, magari ci si abbuffa, così si dorme male e quindi non ci si rigenera, e il giorno dopo ritorna lo stesso giochino. Uno si trova a fine corsa e dice: ma che ci ho fatto qua? Come mai? Ed è già tardi. Quindi toglierci il tempo è stata una delle varie tattiche per farci rimanere ignoranti. Con questa lunga premessa, scusami Barbara se l'ho voluta fare, ma No, credo no, ti necessaria, ringrazio, era perché necessaria. chi ci ascolta può essere sicuramente molto avanti nella autoformazione, nell'acquisizione di informazioni, ma ci può essere anche qualcuno che è la prima volta che magari ascolta o vede certi ragionamenti, quindi deve entrare gradualmente. Poi sta a lei o a lui decidere lungo la via se percorrerla, È una se farne scelta. un pezzo lungo, se iniziare a fare qualche passettino, se prende la bicicletta, se prende il motorino o la Tesla, che non inquina mai. Sei ironico, chiaramente. Perché questa società funziona che se tu mangi il prosciutto, faccio un esempio, pensi che il prosciutto nasca dallo scaffale. E c'è un maiale che viene assassinato, eccetera. Io non sono vegano, però si parte da indietro, non è che, quindi quando si raccontano i fatti bisogna cercare di raccontarli possibilmente dalla genesi e non dall'ultimo pezzettino, perché se tu mi dai un pugno e io rispondo con uno schiaffo e viene raccontato che io ti ho dato lo schiaffo, io sono il cattivo. Se invece si racconta che tu prima mi hai dato un pugno, la cosa un po' cambia di ottica. Questo per dire che la nostra narrazione, sia essa storica, macroeconomica, filosofica, normalmente affronta solo ciò che il mainstream desidera che noi sappiamo, in modo che ci facciamo un'idea ovviamente distorta della realtà. Siamo convinti che quell'idea sia giusta, ci battiamo perché quell'idea sia giusta, poi un giorno scopriamo che ci mancava un pezzo importante e diventa complicato perché significa avere la forza di accettare di essere stati ingannati, che E è questo è uno un po' sforzo brutto. difficile. È molto difficile, molto difficile. Qualcuno, come hai detto, solo uno se la fa, tanti ci provano, solo uno vince. Insomma, c'è un detto, adesso non lo ricordo, comunque ci siamo capiti. Detto questo, noi oggi ci troviamo 1º luglio 2024. Siamo nel mezzo di una guerra, siamo in guerra,
per chi non se ne fosse accorto, siamo in guerra, è iniziata la quarta guerra mondiale, la terza era quella fredda, la seconda è nota, la prima è nota. Questo scenario di guerra è diverso dagli altri, è una guerra che viene combattuta a più livelli. Partendo dal basso, c'è quello che vediamo in TV, accidenti ai russi, santi ucraini. Questa è la narrativa mainstream. Ebrei santi subito, palestinesi poi assassini, però non ci raccontano come è iniziata in Ucraina e quindi magari non sono boia i russi, ma qualcun altro. Gli ebrei non c'entrano, c'entrano i sionisti, ovvero quelli che effettivamente hanno massacrato gli ebrei. Lo Stato di Israele di fatto non nasce nel 1948, ma nel 1916-17, tecnicamente con l'accordo di Balfour. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una serie di inganni notevoli. Noi siamo nel mezzo di una guerra, dicevo che se la misuriamo, diciamo, l'impatto è quella sul campo. Dietro, che poco ci raccontano, c'è una guerra assolutamente dettata dal controllo delle materie prime energetiche, inteso come petrolio, gas in primis, l'accaparramento di oro, quindi una guerra commerciale. Una guerra finanziaria, poi c'è una guerra spirituale. Quindi sono diversi step. Tanti step non ci vengono raccontati. E nello stato attuale, quindi oggi, qual è lo scenario? Come la seconda guerra mondiale è stata combattuta sul campo dal 1° settembre 1939. È definita a seconda dello stato coinvolto o il 2 maggio 1945 se è l'Italia, quindi non il 25 aprile, il 9 maggio se usiamo la data diciamo sovietica, in realtà l'8 maggio a mezzanotte per la Germania e in settembre il Giappone. Però quelle date là è quello che è successo bene o male negli ultimi anni della guerra, è stato deciso prima. Conferenza di Algeri nel 43, conferenza di Teheran nel 44 e Yalta nel 45. Ci hanno raccontato che tutto è stato deciso a Yalta nel 45, in realtà è un'altra delle balle colossali. A Yalta hanno semplicemente detto: ci eravamo accordati ad Algeri, a Teheran in un modo, abbiamo fatto più o meno i compiti come ci eravamo detti. Tutto questo ragionamento per dire che cosa? Che dal 1° luglio 2024 la conferenza di Algeri e di Teheran c'è già stata per quello che riguarda questa guerra, deve ancora esserci la conferenza di Yalta, quindi si sono già accordati su come finirà questo attuale circo e quindi verosimilmente lo scenario che hanno in mente è che intanto la cupola. La mafia Kosher Nostra, la mafia Kazara, il gruppo legato ai Rothschild è soccombente. Questo è quello che emerge. Ma se qualcuno adesso festeggia, non ha capito come funziona, purtroppo. Perché è proprio quando la parte soccombente sa di aver perso che arrivano le peggiori disgrazie. Quindi faccio un esempio immediato. Durante la seconda guerra mondiale, i nazisti hanno fatto le peggiori strage, durante gli ultimi mesi di guerra e gli alleati che sapevano di vincere hanno bruciato vivi centinaia di migliaia di tedeschi, per esempio a Dresda, con le bombe incendiarie, assolutamente inutile. Hanno buttato due atomiche sul Giappone, avevano già vinto. Però i cattivi sono i nazisti. Ma chi ha fatto il numero di morti più alto sono stati gli alleati. 20 volte tanto in proporzione. Attenzione, ci metto anche. Sono molto falsati, eh? Anche Come? i numeri sono molto falsati, quelli che I sono stati. numeri. È tutto un po' diverso. Tanto quando si è già deciso come finisce la giostra.
La colpa se la prende sempre quello che perde e quindi le cose sono molto molto diverse. Se andiamo a guardare i dati di ciò che hanno fatto gli inglesi, beh, insomma, parliamone, specialmente qua in Italia. Quindi lo scenario attuale è articolato e non arriva il Salvatore, non arriva San Trump, non arriva San Putin. Noi Meno dobbiamo male, grazie pensare. all'autodeterminata, da conoscitrice della legge dell'ammiragliato, e sappiamo benissimo che se qualcuno ti salva, sei suo, sei un relitto trovato in mare. Sì, sostanzialmente sì, quindi diciamo documenti in mano, geopolitiche in mano, informazioni fresche in mano, eccetera, eccetera. Quello che noi possiamo fare, parlo di noi italiani, visto che l'Europa ci sta guardando, quando ci raccontano che i francesi sono bravi e tosti, o i tedeschi, o gli spagnoli, è verissimo. Ma non ci raccontano una cosa, che stanno guardando l'Italia. Se l'Italia alza la testa, si solleva l'Europa. E non a caso, proprio qua in Italia, stanno attuando i programmi di manipolazione di massa più tosti in assoluto. E li Esatto. stanno attuando qua e in Israele. E ora uno dice, ma come? Ma hai appena detto che lo Stato di Israele è uno Stato sionista? Sì, ma là ci sono i veri ebrei. Non solo, diciamoci anche che in Israele, visto che siamo in implemento, diciamoci anche che in Israele c'è una città, quella città si chiama Gerusalemme, è una città santa, territorio, terra santa, e la città di riferimento delle tre grandi religioni Religione. monoteiste al mondo, le più tre grandi, e il territorio di Gerusalemme è Savoia, è italiano. Sì, Diciamo queste cose perché così si capisce anche quanto l'Italia è ingerente nel pianeta, quindi è chiaro che tutta l'Europa, ma non solo tutta l'Europa, tutto il mondo guarda questa stivale in mezzo al Mediterraneo che dovrebbe, secondo la loro logica, sparire dalla faccia della terra. Invece alzarsi in piedi con modalità che non si aspettavano, è anche questo da dire. Ecco perché con Sì. queste manipolazioni anche geoingegneristiche e psicotroniche, perché ARPA ormai è spento da qualche anno, ma le armi psicotroniche hanno sostituito in maniera egregia questo strumento di morte, e lo vediamo, basta affacciarsi alla finestra per vedere che ci stanno avvelenando, affumicando l'aria che arriva fino a terra ormai, le scie chimiche, ci vuole la pioggia per scendere, ma queste sono proprio rasoterra, ci stanno avvelenando. Perché? Perché sanno benissimo che si alza in piedi l'Italia, ma intesa come uomini e donne, non come l'Italia se desta, l'elmo di Scipio, eccetera, eccetera, proprio gli uomini e le donne. Ecco perché è così importante ritornare a un principio di legge naturale originale, che è il principio proprio dell'autodeterminazione. Perché? Perché i popoli sono autodeterminati. Gli italiani sono un popolo autodeterminato, i francesi che hai nominato, gli inglesi, gli ebrei, i palestinesi, sono popoli autodeterminati che hanno diritto, per legge naturale, quindi universale, hanno diritto alla terra, alla custodia però della terra, non alla proprietà. Perché ecco, il sistema lavora sull'idea che la roba è tua, che tu, capito? Questa pure è un'ingerenza mentale molto profonda. È il titolo il problema, e sai benissimo, perché abbiamo già disquisito, Sì. che i titoli sono di proprietà dei registri, e i registri che li contengono in Italia sono tre. Sono, a parte le banche che contengono il titolo al portatore, ci sono il catasto, che contiene tutte le case, e è un decreto regio. Un decreto regio abbiamo il PRA, pubblico registro automobilistico, che è anche quello un decreto regio, per arrivare al registro biologico, che è l'anagrafe, che anche quello è un decreto regio. Quindi qua le cose sono più complesse di quanto si pensi. Ecco. Fare sia materialmente, ma soprattutto spiritualmente, cioè aprire gli occhi sì alla verità, e giustamente questo mi dà conoscenza,
ma soprattutto a chi siamo, a quanta ingerenza ha il nostro consenso sulla vita quotidiana, non solo nostra, ma di tutti quelli che ci stanno intorno, che in realtà subiscono senza comprendere. Infatti, è fondamentale per chi ci ascolta, per chi lo sa già, ben venga, che non sono i popoli il problema, nel senso non sono gli inglesi cattivi, ma la governance che ci sta dietro, che è appunto questa cupola, che ho definito kosher nostra, cioè la mafia kazaka, le Commerciale poi, eh? banche La cupola è inglesi. commerciale, è commercio. Finanziaria, cupola finanziaria. È commercio. Sì, anche di conseguenza commercio. Hanno in mano certamente tanti strumenti, non sono numericamente rilevanti perché si faceva tempo fa, qualche anno fa, proprio con Giulietto Chiesa, un conto, e diciamo per ricordarlo facilmente il numero, lui diceva 100.000. In realtà sono meno, sono forse 80.000, compresi il cane e il canarino che hanno, però faccio chiaramente un po' di ironia per alleggerire, a fronte di 8 miliardi di abitanti del pianeta. Quindi noi siamo i responsabili del fatto che permettiamo a questa gente di governarci, vanno cacciati a calci. Possibilmente Guarda, messi in carcere. la cabala, intesa come, no, cupola, è nel popolo, è proprio in mezzo alla gente. Perché? Perché la programmazione che è stata fatta dalla nascita e anche prima della nascita è quella che apporta e porta quel messaggio di autodistruzione, perché poi è un messaggio di autodistruzione. Quindi certo che è nella cupola, quegli 80.000, ma sono stati ben indottrinati gli 8 miliardi per poter Sì. mantenere in piedi quegli 80.000, Assolutamente. perché hanno necessità, e qui subentrano le leggi universali, che qui in ordinanza di legge naturale, che sono molto, molto poco, diciamo, gentili, sono semplicemente inesorabili, e loro la conoscono. La legge universale la conoscono, quegli 80.000 la conoscono molto meglio degli 8 miliardi, e questo è il problema. Ma più Sì, la assolutamente. gente Beh, smette di delegare e si prende la responsabilità, quindi il proprio potere individuale, e lo applica in coordinata cooperazione con gli altri, comprendendo che non è morte tua, vita mia, è vita tua, vita mia, perché altrimenti non ci si raccapezza niente in questo mondo. Ecco, più questa situazione si fa avanti, più noi comprendiamo chi siamo, meno consenso diamo a questa, chiamiamola così, cabala, meno gente dà, diciamo, potere a questo stato di cose, allo stato precostituito, e più velocemente le leggi hanno coerenza per agire, e stanno agendo. Ecco perché siamo in prima Sì, linea su questo, mettendo codici di altro tipo rispetto al sistema, cioè rimettendo in realtà la base della vita sul pianeta, i principi della legge naturale. Sono quelli. ma è bene ricordarlo, Funziona la le leggi. programmazione forse inizia da quando nasciamo, di sicuro se vogliamo dargli un momento preciso, da quando andiamo a scuola, inizia la Ma programmazione. guarda, anche prima, perché anche ti Prima, infatti. dicevo che la cabala è nel popolo, perché mia madre, che è stata indottrinata al suo tempo, è indottrinato me dall'inizio, così come per me, per tutti noi, i nostri figli sono esattamente l'insegnamento che abbiamo ricevuto. Se noi siamo così bravi da comprendere che l'insegnamento che abbiamo ricevuto ha una deviazione alla base, allora possiamo cambiare il messaggio. Ma pure lì, qual è poi il messaggio quello giusto? Perché il panorama della narrativa dell'informazione mondiale è: sì, c'è una controinformazione, ma sta controinformazione è veramente controinformazione? In alcuni casi sì, assolutamente sì. In alcuni casi è deviata anche quella, cioè è una controinformazione che scredita la controinformazione.
Guarda, anche là, lo voglio dire proprio in un video, così resta. Ci sono alcuni infiltrati, si sa chi sono e ho piacere di dirlo perché così sanno che si sa chi sono. Ah, ma fai benissimo perché gente, ecco, chi è l'infiltrato? Uno pensa che l'infiltrato sia qualcuno che tu lo vedi alla Man in Black con gli occhiali neri, No, che no. si vede, no? Dice, lo vedo, l'ho riconosciuto subito. Guarda, No. c'è un tratto comune, c'è un tratto comune. Però Sono l'infiltrato è vicino di soggetti, casa, mi spiego, è quello che conosci da 10 anni. allora, se ci riferiamo al dissenso in Italia o al dissenso in Francia o in Germania o in Spagna, insomma, per fare nel senso che non è solo l'Italia, quindi solitamente sono i soggetti più divisivi. Quindi Assolutamente sì. O quelli che adesso se dico di più poi uno potrebbe capire a chi mi riferisco. Quindi quelli che hanno Una vetrina molto, molto, molto una vetrina umanitaria, una vetrina molto, molto portata all'altro, alla battaglia per i diritti, ecco, quelli che qualcuno, non tutti magari, però No, tutti no, perché altrimenti qualcuno ci saremmo pure io e te in mezzo, no? sì, qualcuno ha, diciamo, un passato interessante. È anche un Molto. futuro, vedrai, avrà interessante. Perché? Perché davanti a quelle leggi tutto scritto. E c'è tutto Quindi scritto, non è che possiamo pagare una mazzetta a un giudice per poterci far fare una sentenza magari con uno sconto di pena. Questo non funziona perché non ci sono pene nelle leggi universali, c'è riequilibrio, c'è equità e quell'equità non potrà far altro che essere manifesta più noi siamo, come diciamo prima, coerenti con quelle infatti, leggi. oh, c'è da dire una cosa, diciamo, bella. Io girando, presentando i miei due volumi, anticipo che ce ne sono due più uno in cantiere. Dico anche di cosa si tratta, uno su Ustica e Bologna, uno sulla Resistenza e uno è sugli scenari attuali e a breve termine su quello che sono i piani attualmente in corso, le due visioni. Sono due visioni di futuro, non ci sono buoni e cattivi, ci sono cattivi e cattivissimi. Nei vertici, intendo. Infatti noi diciamo, grazie a un amico carissimo, diciamo che ci sono i cattivi e meno peggio. E meno peggio. Quindi, allora, chi Quindi sono i meglio? Sapete chi sono i meglio? È la gente, quella normale, tra virgolette, quella che segue le norme, normale, quella che segue le norme. Perché? Perché pensa che quello sia la sua responsabilità e su questo, attenzione, buon perché senso, buon senso. esatto, attenzione, dicevo, perché su questo, quello di seguire le norme non è propedeutico alla liberazione, anzi, No. è propedeutico alla programmazione sistemica. Questo è importante. La Le gente, norme sì, però, possono essere giuste, possono essere anche sbagliate. quella normale è quella che mantiene, no, questo stato di cose indottrinata ma anche impaurita, perché c'è da dire anche questo, ti impauriscono con la multa, ti impauriscono con un virus, ti impauriscono con una bomba, ti impauriscono con la guerra, ti impauriscono con la povertà, che è invece in realtà l'arma più sottile che stanno utilizzando. Cioè, a grandi linee quello che stavamo dicendo prima è quello che io vedo, ma poi quello che stanno attuando è un impoverimento della gente, tanto che le società chiudono perché non hanno più gli ingressi, la gente ha sempre meno valuta da poter utilizzare per il quotidiano vivere, non stiamo parlando di chissà quale, ok? E questo è il vero piano, togliere le case, togliere gli stipendi, togliere in maniera da rendere l'uomo inerme e facilmente adattabile alle situazioni. Ricattabile, manovrabile, certo. Se tu togli il tempo, tu per avere un reddito devi correre come un criceto nella ruota e hai un potere d'acquisto sempre inferiore. Quindi tempo zero per pensare,
e la priorità diventa sopravvivere, come ai tempi delle caverne, è ovvio che l'evoluzione umana non va verso l'alto, ma sprofonda e scava verso il basso. Quindi, per tornare un Sì, po' al volevo aggiungere una passato, cosa, perdonami su questa vai. cosa qua. Puoi sapere, e questo è necessario, assolutamente dirlo, sapere che ognuno di noi in realtà lavora una vita, no? Nella ruota del criceto, come stavi dicendo, mentre nella realtà è tutto preapprovato, preautorizzato eppure prepagato, perché? Perché tutto il mondo finanziario di cui stiamo parlando, che se fa la guerra, ma solo esclusivamente per mantenere un potere, perché in realtà ammazza, ammazza, diceva mio nonno, sono tutti una razza, quindi vanno a pranzo insieme e quindi è una facciata, una vetrina quella che noi vediamo. In realtà tutto questo mondo gira basando le sue fondamenta sul valore di homo, quindi su certificati di nascita, vengono cartolarizzati, conti correnti, contratti telefonici che sono tutti già pagati, ma che in realtà noi paghiamo ancora. Perché? Perché la convinzione è che io devo lavorare per vivere, ecco un indottrinamento. Questo è un indottrinamento, perché io devo operare per la comunità. Nel momento che io lavoro, labor, fatica, vuol dire che io non sto gioiendo, non sono gioioso di quello che faccio, ma sono schiacciato da una responsabilità che in realtà è già prepagata. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che tutto quello che c'è alla base di quello che stiamo dicendo è una truffa, la truffa di quello che noi chiamiamo nome legale. Questo è doveroso da sapere, anche perché questo popolo che insomma ti abbraccia sulle terre anche, questo popolo sta portando proprio la fine di questa frode, finita nel 2012, reclamata dal popolo, perché anche lì il diritto si reclama, il diritto si esercita, non certo si chiede a qualcuno, se no diventa privilegio. Siamo a questo punto alle prove e alla denuncia mondiale di quello che sta succedendo. Questa cosa mi sembrava Chiaro. doverosa, insomma, come ciliegina su quello che stiamo dicendo. Prego. Quindi la domanda, torno a quello che si diceva prima, lo scenario è quello che ho accennato. Che cosa possiamo fare? C'è qualcosa che noi come massa italica possiamo fare o non fare? E stando con i piedi piantati in terra, visto il contesto, i vari gruppi che mi hanno invitato, ma non solo me, anche tanti altri, certamente più autorevoli, secondo me, di quello che ho fatto io. Non voglio fare nomi, se no faccio gaffe, perché ne escluderei qualcuno che magari mi dimentico il nome. Sono stati individuati 7 punti, 7 priorità, 7 decreti legge che il governo italiano può fare domani mattina, il cui effetto è immediato. Se io, diciamo, pretendessi dal governo di ripulire le spiagge d'Italia, se anche fanno un decreto domani mattina, ora che è finito il lavoro, diventiamo nonni, ci vuole del tempo. Se invece dal governo si pretende la neutralità, che è il primo punto, ci si rifà all'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, e quindi tradotto tra le righe, tutti i politici che hanno votato per missioni diciamo, di pace dell'Italia, facendola partecipare, inviando militari all'estero con la scusa della missione di pace, in realtà si trattava di missione di guerra, dove i nostri militari hanno ammazzato e sono stati ammazzati, dove sono stati difesi gli interessi anglo-statunitensi, non gli interessi dell'Italia. Almeno fossero stati difesi gli interessi dell'Italia, uno poteva dire, beh, ce l'hanno raccontata, li abbiamo scoperti, però almeno difendevano i nostri interessi.
Ma non sono italiano, non interessi dell'Italia perché sono tutte corporazioni di diritto privato che fanno il Sì, pro bono, non fanno, ecco, cioè, qui parliamo di un governo butto che non c'è. dico una cosa molto pesante. I tanti morti nei nostri militari, questo è pesante che sto dicendo, la cui causa è un anno impoverito, no, no, è quello che gli hanno iniettato che li fa morire. E Sì, sono conosco tanti. la. Non si può dire quello che sto dicendo, è vietatissimo. Si può dire, con noi si Sì, può dire tutto, perché lo diciamo so. anche oltre, molto oltre di più. Però non è igienico. Il secondo punto è la libertà di cura, quindi l'OMS, così per come è costituito, arbitrariamente si può inventare una pandemia al mese, lo scopo è quello di iniettarci un qualcosa, non certamente un vaccino, ma qualcos'altro. Lo scopo è quello di renderci tutti malaticci a vita corta, così l'INPS non è impegnato. L'INPS deposita la Se Medicare Change Commission, la SEC americana, questo emitore di esatto. Se titoli. hai Deposita, gli ultimi nello scenario. depositi sono del 2021, Sì. Se in più aggiungo che se hai, diciamo, nello scenario di denaro digitale che questi qua vorrebbero fare, mi riferisco alla cupola ovviamente, se hai la punturina fatta puoi accedere al denaro digitale, se no no, quindi non puoi spendere. E Il questo terzo sarebbe il punto. reset, no? Questo sarebbe questa cosa meravigliosa che ci sta per succedere. Esattamente, quello che vorrebbero, ma non ce la fa. La difesa del settore enogastronomico è forse l'ultimo asset che c'è rimasto, perché ci hanno comprato tutto con la complicità di alcuni politici, faccio anche i nomi, Draghi in primis, e Prodi e Monti, Lamberto Dini, Berlusconi, Letta, eccetera, Parlamento europeo adesso. Ciampi, Su tutti i questo posso dirti una Presidente del cosa? Consiglio della Seconda Repubblica, Renzi, Sì, ma tutti praticamente, ti posso sono assicurare tutti. Perdonami, stati tutti coinvolti. volevo aggiungere una cosa su quello che stai dicendo, no? Che cosa si sta facendo in questo popolo, per esempio per questa invece, fermati, no? Per questa iniziativa delle sette. Ci volevo arrivare dopo a come si fa. No, no, ti posso dire cosa stiamo facendo noi. Noi già siamo in Ah, contatto ok. con gli agricoltori, abbiamo un portale degli agricoltori che utilizzano un certo tipo di agricoltura, utilizzano un certo tipo di cura verso la terra e quindi noi come popolo abbiamo già attivato questo sulle terre. Fantastico. Sì, e siamo già, diciamo, sempre in implemento perché poi queste realtà che vengono a conoscenza che c'è questa realtà, si uniscono a questa realtà. Su questo argomento volevo dirti e volevo dire in generale che la vera battaglia della guerra, la vera battaglia, il vero risvolto, diciamo, non vera battaglia, il vero risvolto della guerra, il vero risvolto di queste proposte della UE di espropriare la terra, gli agricoltori, sono tutte legate. E ecco qua. Ci rifacciamo a quello che dicevi prima, a un'agenda che parte nel feudalesimo. Attenzione, siamo nel pieno feudalesimo. Non esistono repubbliche, esistono solo monarchie, punto, compresa quella del Vaticano, che è una monarchia a tutti gli effetti. E allora perché continuano le guerre? Perché è il contratto sociale fatto a quel tempo. Io ti proteggo, tu mi dai la terra, io ti proteggo. Tu mi dai l'alloggio primigenio, me lo consegni. E io ne divento proprietario e come contratto ti proteggo. Ecco qua, lo vedi come si vedono le sfumature? Con gli agricoltori stanno facendo la stessa cosa, stanno richiedendo la terra. Perché? Perché ormai siamo già tornati all'alloggio primigenio. A oggi la proprietà privata è già stata eliminata. Il sistema la vuole eliminare. L'autodeterminazione e le leggi naturali la sanciscono come custodia. E di nuovo, a livello di azioni che si stanno facendo per la guerra è perché se non c'è una guerra quel contratto decade, quindi la guerra è mantenuta
in piedi, in tutto il mondo per mantenere quel contratto. È tempo di tornarne indietro da quel contratto, di revocare il consenso. Per concludere sempre sul discorso enogastronomico, chiaramente no a farina di grilli, no carne sintetica, no OGM. Poi c'è il quarto punto, che è la legalità nel Mediterraneo. Noi stiamo assistendo più o meno in silenzio a una vera e propria invasione. Vengono deportate centinaia di migliaia di persone dal Centrafrica all'Italia. Lo scopo è quello di a un certo punto armarli con le armi che illegalmente dall'Ucraina vengono rubate, sottratte, perché lo scenario è quello di fare il caos in Europa. L'obiettivo è quello di attuare un piano che si chiama Piano Calergi, 250 milioni di non europei in Europa entro il 2050. Questo soggetto, Cazzaro, appartenente a Kosher Nostra, così le dico tutte, nel 1923 non solo concepisce questo piano che è un genocidio dell'etnia bianca in Europa, perché? Perché se fallisce il piano Mackinder, quindi la strategia di Mackinder che prevede che Germania, quindi tecnologia, e Russia, quindi materie prime, non si debbano alleare mai, perché sennò ci si infilerebbe subito l'Italia come alleata. E sarebbe la fine del dominio anglo-statunitense nel mondo. Se fallisce quel piano là, c'è il piano Calergi. E quindi, secondo Calergi, che ritengo profondamente disturbato, ma questo è un pensiero È personale, d'accordo. dice Calergi che cosa ci avrà mai in comune una Russia cristiana ortodossa con delle tradizioni consolidate, con un'Europa composta da 150 etnie diverse, 150 religioni diverse, 150 tradizioni anche enogastronomiche diverse. E in più c'è un aspetto, con buona pace dell'ONG, dell'UNHCR, eccetera. Una parte di questi personaggi che arriva qua è destinata al mercato illegale d'organi, quindi viene squartata, asportate le corna, i polmoni, il fegato, i reni, eccetera, e il Mediterraneo è una sorta di carcassa, cimitero, dove finiscono le carcasse. Quindi la legalità nel Mediterraneo è fondamentale. Insieme a te abbiamo messo giù l'affidavit risorgimento, quindi che avrai notato sicuramente inviato il 23 di maggio, il 25, il rettore dell'Università di Milano si suicida dicendo game over. E lì sappiamo che la legalità già da quello non c'è, non c'è legalità in nessun modo, ma è predominio sul Mediterraneo, sullo stretto di Suez, Francia e Inghilterra. Esattamente. Poi ci sono gli ultimi tre temi, quelli che ho detto erano i primi quattro e sono tutti di carattere, diciamo, macroeconomico. A seguito della svendita dell'Italia dopo il colpo di Stato del 1992, viene svenduta l'IRI, ringraziando Romano Prodi che esegue gli ordini di Draghi, il quale a sua volta esegue gli ordini della cupola. E la giustificazione che viene data è che le banche italiane sono troppo piccole, servono le banche britanniche anglo-statunitensi per acquistare l'Italia e quindi vengono svendute tra le varie tutte le nostre banche oggi sono private, sono delle SPA. La Banca d'Italia è partecipata al 95% da banche a assicurazione privata. Non si è visto mai che una banca che dovrebbe essere del popolo, cioè la banca di Stato, sia controllata al 95% da capitale privato, per lo più questi istituti, banche e assicurazioni che gestiscono il 95% della Banca d'Italia sono straniere, controllate da banche straniere. Quindi bisogna tornare a una banca di Stato. Ricordiamoci che le banche sono il World Bank, è un circuito bancario, quindi si autoalimenta, si autosostiene e quando è il momento interviene. Quindi quello che stai dicendo è sostenuto, non è tanto la banca perché è straniera o non è straniera, il mondo bancario è unico È mondo bancario. unico, beh,
Ma la volontà di questi istituti stranieri è di non fare avere all'Italia, quindi alle persone fisiche e alle imprese, liquidità. Quindi quando noi andiamo in banca, non è che la banca è cattiva, è che riceve ordini di dare poca liquidità. Cioè una Perché levata. la gente non sa che il prestito che si va a prendere in banca in realtà viene emesso direttamente dal proprio titolo di nascita e dai collateral e dalle cartolarizzazioni È lunga, successive. È è lunga. questo. Sì. Per quanto riguarda gli ultimi due punti, euro garantiti dallo Stato, perché? Ora, bellissimo dire fuori dall'Unione Europea, fuori dall'euro, però chi lo dice o non sa come tecnicamente funziona, oppure banalmente mente per propaganda. Allora, ciò che il trattato attuativo di Maastricht prevede, articolo 128,2, è che uno Stato membro può coniare monete e stampare banconote da usare solo all'interno dei confini dello Stato, a patto che siano, diciamo, denari, quindi euro, con numeri diversi. Faccio un esempio: la moneta da 5 euro, da 15 euro, da 50 euro, da 1500 euro, la banconota da 60 euro, da, che ne so, 250 euro, 750 euro, 2000 euro, cioè non quelle usate nell'ambito dell'Unione Europea. Questi denari qua si possono stampare domani mattina, garantiti dallo Stato, cioè da noi. In ultimo, ci deve essere un posto dove metterli, perché dato che le banche sono tutte private ed essendo SPA, secondo il diritto possono fallire domattina, servono almeno una banca presente in tutta Italia che sia o ente pubblico o istituto di diritto pubblico. In questo modo, noi abbiamo dei soldi veri, li mettiamo in una banca che non fallisce, la Banca d'Italia può emettere titoli come faceva ante separazione Banca d'Italia Tesoro, quindi vanno uniti, come era prima della separazione, e quindi non saremo più sottoposti alla speculazione finanziaria globale. Ricordo Soros e il buon Giuliano Amato che ci prelevò dai conti. Quindi si mette in sicurezza l'Italia con queste sette mosse. Sfondo di tutto il sistema economico basato sull'idea di Adriano Olivetti, cioè la socialità d'impresa, dove il dipendente è anche un po' proprietario. E in questo modo, come? Custode, Sì, custode. esattamente. In questo modo si parte dai comuni. La rinascita è dai comuni. Sindaco è una delle figure più importanti, forse quella che rimarrà più impressa e anche posteriormente in utilizzo nella nuova realtà societaria mondiale, globale. Perché? Perché semplicemente l'incarico Esatto, è viene dato l'amministratore dal popolo, delegato. così come l'incarico che viene data a una possibile banca di Stato, attenzione, no, di governo di Stato, lo Stato è il popolo, il territorio, il culto, ok? Ecco, la banca di Stato può essere quella che sostiene cosa? Il riequilibrio, cioè come ti ho levato fino adesso, è roba tua, adesso te la restituisco, quindi un restituire un flusso in uscita da questa banca centrale, che non è una banca vera e propria, perché le banche, dovete sapere, signori, che siamo noi siamo le banche, ecco, appunto, e facciano esattamente quello che è il loro lavoro, transare, cioè fare in modo che quell'importo passi da lì a là per poter sostenere quel luogo piuttosto che un altro. Ecco, questo è un po' quello che portiamo. La nuova società si basa non sulla valuta, ma sul valore Esatto. assoluto della vita. Quindi lì la proprietà, se andiamo a voler guardare proprio la parola proprietà, noi siamo proprietari solo di quello che portiamo via quando ce ne andiamo. Quindi non siamo proprietari delle case, non siamo proprietari delle auto, anche perché, ripeto, sono dentro registri pubblici e quindi sono di proprietà già dei registri, sia chiaro, se no sul privato non si pagano tasse, e neanche del corpo. Che lasciamo anche qui. Allora, qual è la vera proprietà? È il talento. Incominciamo a pensare che noi siamo custodi delle nostre case, custodi delle nostre auto, custodi del nostro corpo, proprietari dei nostri talenti. E allora come si fa? Si fa che quando io sono custode di qualcosa, non me lo può togliere nessuno perché non è mio, io sono in custodia.
Attenzione, e allora la proprietà di chi è del pianeta? Dell'unico primo creatore assoluto, perché Bonifacio Docet sapeva benissimo di che cosa stavamo parlando, quindi è un po' tutto collegato all'idea che la nuova società, che ha bisogno di un passaggio, i punti di cui stiamo parlando, i fermati di cui stiamo parlando, sono ottimi spunti, ottimi momenti di passaggio per arrivare poi, che debba essere chiaro, a un intento comune. Cioè, questa narrativa, questo film deve essere svelato, deve, non rivelato, svelato. Cioè, Certo. finalmente si devono sapere le verità perché la gente deve poter fare scelte consapevoli di cosa sta facendo. Quindi l'informazione non deve essere predittiva perché così io ti dico cosa devi fare, tu mi crei quello che mi serve a me per manifestare, ma deve essere trasparente. In maniera che io in responsabilità a quel punto scelgo sapendo cosa sto scegliendo. E infatti, come si procede? Intanto oggi c'è un primo aspetto. Da oggi l'invito è quello di pagare solo in contanti. Poi ci saranno altri due step, il 14 di luglio e il 26 di luglio, dove ci saranno altre iniziative fino ad arrivare alla fine di settembre, in cui tutti i gruppi in Italia, sono centinaia, uniti, diciamo, da un cappello unico che è Pace Ultima Chiamata. E Pace Ultima Chiamata non è un gruppo unico, sia chiaro, che serve un gran regalo al sistema, è l'unione di intenti di centinaia di gruppi che si sono riconosciuti in questi 7 punti nell'idea di Olivetti. E quindi come si fa? Ci si ferma a oltranza, non si va a chiedere al governo, perché come ti siedi a trattare ti mettono una pistola in bocca, oppure 20 milioni di euro sul tavolo, oppure lo scandalo. Quindi, dato che né tu né io abbiamo abusato di bambini, facciamo uso di droghe, abbiamo rapporti con la mafia, o abbiamo, che ne so, traffichiamo in armi, eccetera, eccetera, se succede qualcosa, uno scandalo, eccetera, vuol dire che è artefatto, è montato. Non siamo corruttibili. L'idea di metterci una pistola in bocca sarebbe deleterio, perché sarebbe un autogol, in quanto partirebbero da più parti dossier contro, nel mio caso, 51 persone, quindi sarebbe poco gradevole. Questa è la mia piccola assicurazione. L'idea appunto è quella di fermarsi, non fare nulla, perché uno Stato, se ha la logistica e i servizi bloccati per 100 ore, 150 ore, collassa, e noi si continua a stare fermi fino a che il governo emette questi 7 decreti legge a oltranza. Dato che siamo noi che riconosciamo il loro potere, noi glielo togliamo. Molto semplice. Ah, su questo siamo d'accordissimo che così come gliel'abbiamo dato, glielo dobbiamo revocare noi il consenso, così come noi dobbiamo smettere di dargliene. Ok, sono due gli step, revocare quelli che abbiamo dato e da lì in poi non dargliene più. Sono 7 punti che se applicati, come dici tu, in maniera veloce, potrebbero veramente sostenere la vita velocemente per la gente. Banalmente, Sapendo a chi ci si rivolge, cioè quello che noi pensiamo, governo costituzionale, repubblica, ta, 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 e sapere invece che è un'azienda di diritto privato, ci mette almeno a noi come popolo che è autodeterminato, che sappiamo bene che giuridicamente abbiamo tutte le carte in regola per essere la nuova realtà manifesta proprio in Italia, dove dicevamo prima si concentra il potere globale, perché si concentra in Italia, a prescindere da quale territorio, ma si concentra qua. Questo, diciamo, è implemento per fare in modo che la gente abbia tempo di decomprimere tutto questo, mentre chi, come noi, ha già compreso e ha già fatto azioni legali e legittime, apre la strada a quello che sarà il prossimo step, che è quello di una vita completamente diversa, di una realtà dove la verità si manifesta alla velocità del cuore, dice Ete. Quindi Certo, rimanendo step sono invece concreti, propedeutici, no? Come certo. azione è propedeutica. Sì, sapere, ripeto, che
il governo domani mattina emette questi 7 decreti legge alla velocità della luce, mi farebbe capire che sono cambiati i poteri lì dentro. È cambiato È qualcosa. cambiato qualcosa, ma di fatto qualcosa Altrimenti sta non ce lo cambiando. aspettiamo. Qualcosa, Barbara, sta cambiando. I protettori di ieri sono in criticità estrema, con buona pace di alcuni che fino a questa mattina hanno fatto gli arroganti. Però volevo dare un segnale concreto. Attuando questi 7 punti, non è che entriamo nel paradiso terrestre, però svoltiamo tanto. Quello che concretamente si potrà vedere è che sarà possibile fare manovre da 1.000 miliardi l'anno, significa avere banalmente 500 euro in busta paga in più da spendere, significa potersi permettere delle cose che sono state tolte, perché il potere d'acquisto di oggi ci avevano raccontato che l'euro non aveva la sua valutazione, ce l'hai come. Con l'euro noi abbiamo perso. Ho fatto un conto, aiutato da uno che ne sa più di me, perché ho detto forse l'ho sbagliato, non si sa mai, meglio avere quattro occhi. Allora, dal colpo di Stato del 92 a oggi, l'Italia ha perso più di 100.000 miliardi di benessere. Quindi, se fai 100.000 miliardi, diviso la popolazione, questo è diciamo, l'arretramento che ci hanno imposto. Pensa quanto invece abbiamo emesso. Allora, quando sai questa cosa, no? Quando sai come funziona a livello finanziario, veramente dove vengono presi il valore, dove viene preso dietro la valuta, che noi pensiamo è oro, è No. argento, là invece è uomo, 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 vita, vita, vita. Okay? Quando sai questo, ti rendi conto che quello che loro, questo conto che tu hai fatto, no? Che ci hanno detratto, in realtà è una millesima parte di quello che noi abbiamo emesso. Perché quello che loro detraggono a noi, in realtà, non è altro per mantenere quello stato di cui parlavamo prima, di una sorta di ingerente, piattume, povertà piatta, che è una povertà non solo monetaria, ma anche intellettuale, ma anche di conoscenza, per fare in modo che lo status quo ma venga mantenuto prima di tutto nella mente della gente, perché non vedere una possibilità diversa è già precludersi Assolutamente. la libera scelta. Non è una libera scelta quando io non so le cose, la libera scelta ce l'ho quando io so le cose Esatto, ho il e panorama e decido di farmi male o di salvarmi. Alla fine questo è, però bisogna saperlo. Quindi sì, io ma mi infatti il auguro lavoro che. che stai facendo, Lamberto, è egregio. Il lavoro che stiamo portando avanti, l'impegno Stiamo che facendo facciamo tutti, come non popolo è ci sono veramente io, tutti. Io alto. mi auguro che a settembre, penso che sarà da quello che ho orecchiato, perché ci si trova ogni settimana in videoconferenza, sarà grosso modo verso la metà di settembre o forse l'ultima settimana, inizierà il blocco a oltranza. Sono entrati anche il sindacato Fisi, il sindacato OSE della Polizia, insomma si è costruito un assieme davvero bello. Perché sono le amiche e gli amici di tutti i gruppi che si sono voluti conoscere, e anche se diversi, perché ciascuno giustamente, e meno male, rimane autonomo sul territorio. Sarebbe una follia fare un gruppo unico. L'idea non è di fare un partito politico, lo dico chiaro, perché sarebbe, mi tirerei fuori all'istante. È proprio solo esclusivamente quello di dare un colpo di reni e cercare di mettersi quantomeno in una situazione di sicurezza. Beh, E intanto quindi mi posso dirti auguro che da una cosa. settembre ci sia un blocco anche di soli 3 o 4 milioni di noi italiani, perché con un numero del genere non è che ci mettono 36 ore a fare i decreti. 10 minuti, perché un'Italia bloccata è un problema. C'è un punto nevralgico in Italia che pochi sanno, solo gli addetti ai lavori, il porto di Trieste, che di fatto non è Italia, è un territorio libero. È un'altra porcata che hanno fatto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi, ma qui aprirei una lunga, lunga questione, non la sto a
ma se noi blocchiamo il porto di Trieste, le autorità italiane nel porto di Trieste non ci possono entrare. No, perché è Ci può entrare un'invasione, l'ONU, è un'invasione un'invasione, militare. ci può entrare l'ONU. E quindi chi entra delle autorità nel porto di Trieste deve essere denunciato alla Corte internazionale dell'AIA. Quindi si blocca il porto di Trieste ed è un problema serio, molto serio. Sono diversi i problemi seri che, come la chiami te, la Cabala deve affrontare in questi tempi, ultimi tempi, dei tempi. Uno dei problemi seri che deve affrontare è proprio il fatto che la gente si sveglia, è proprio il fatto che agisce ed esercita quel diritto giuridicamente. E ecco che no, anche con tutta la collusione e la corruzione e il conflitto di interessi che c'è nella magistratura, sempre decreto-legge anche questa, l'istituzione della magistratura, e agli alti livelli, Consiglio Superiore della Magistratura e Corte Costituzionale, lì, ecco, il fatto che ci sia una serie di convergenze in questi gruppi come, no, che diventano poi un punto d'ingresso è un po' l'unica cosa di cui il sistema ha paura, cioè l'unità della gente nell'azione comune. Certo. Se questo settembre, come dici, questi gruppi si uniranno nel fermati, quindi non fare niente, già quello è una scelta determinante per far comprendere bene come si sposta l'ago della bilancia. E quanto potentemente il consapevole consenso della gente a un'azione piuttosto che a un'altra smuove le montagne. Ecco, perché la gente è anche un po' rassegnata a dire: vabbè, ma le cose ormai stanno così, e che possiamo fare? E noi siamo uno e loro sono tanti. Non è così. Hai spiegato benissimo che noi siamo tanti e loro è uno. Siamo tanti. Ok? Noi siamo l'uno, loro sono uno, è diverso, ok? E queste iniziative sicuramente alimentano e aumentano il grado di coscienza spirituale planetaria, che è poi il motore di tutto il cambiamento. Non è Esatto. tanto l'azione materica, il cambiamento, ma è l'azione interiore, spirituale, la deprogrammazione. Parte da là, Che permette poi all'azione fisica di avere un'ingerenza potente quanto l'intento che ci è stato messo puro, pulito, di chi si è non solo stancato di vedere proprio tutto questo circondarci, ma soprattutto non lo permette più. Perché a voglia che dico: ah, mi ha stancato questo, ma se poi non agisco anche nel fermarmi, che è un'azione vera e propria. Oppure affermare il diritto come facciamo noi, oppure altre cose che comunque nel mondo stanno succedendo, non si arriva veramente a ciò che vogliamo e ciò che stiamo dicendo che vogliamo ottenere. Il popolo della nazione, no, io sono una nazione, è in contatto con te da diverso tempo e parleremo una di queste serate, te lo dicevo già prima quando ci stavamo parlando prima della diretta, che lo porteremo in assemblea, dove noi chiamiamo Resolution, dove il popolo esprimerà l'unanimità. Attenzione, l'unanimità qual è? L'intento di questa iniziativa ci appartiene? L'intento, non il modo, perché il modo poi dopo è diverso, per tutti è diverso, ma questa è la biodiversità. Questa è la meraviglia della vita. Ok? Quindi, se il popolo deciderà che il nostro logo sarà presente tra i loghi, che noi non abbiamo un vero e proprio logo, diciamoci, non ci piacciono le bandiere, noi abbiamo semplicemente il logo della procedura OPPT che noi Cioè, abbiamo portato a sì, mi conclusione, avevi accennato. e l'IM, che è il simbolo dell'AI, no? Della vita che procede. Allora, anche il popolo della nazione sarà presente nel suo modo. Vuol dire che Come è saremo giusto che magari sia, eh? d'accordo
a metterlo o a non metterlo, poi c'è chi parteciperà direttamente e non parteciperà. Ecco, questa è come, l'unanimità. Non è siamo come tutti d'accordo, giusto facciamo che sia, perché come ho detto all'inizio, la cosa piacevole che mi ha sorpreso, per essere chiari, mi fu detto: tu conosci tutti i gruppi e noi tra di noi non ci conosciamo. Ci fai conoscere. È stato là che ho organizzato una Zoom serale, 3 turni, perché c'erano troppi, giustamente non era fattibile fare un'unica, e da là è nato tutto. Quindi ognuno ha le sue peculiarità, c'è quello che si dedica al volontariato, c'è quell'altro che fa gruppo d'acquisto, c'è quell'altro che fa convegni, insomma, questo è il bello, però è in un territorio specifico, quindi ognuno ha la sua prerogativa. è questo che fa Insieme. funzionare le cose, però, perché sennò anche lì ci sarebbe una specie di cosa statica dove tutti No, pensano la stessa cosa, sarebbe anche invece il popolo noioso. comprende tutto, comprende tutto, c'ha già tutto il popolo, e il popolo è, punto. Ma come ho detto un secondo fa, sarebbe anche noioso. Invece è bello perché ovunque vai trovi qualche. Sono stato poche ore fa in Friuli, cioè l'Italia è tutta bella, veramente. Ci sono ambiti davvero. Capisco quando qualcuno dice che invidia l'Italia, non è un bel sentimento, non mi appartiene, però è tutta bella. Ci sono persone meravigliose, mi auguro che appunto questo progetto di rinascita possa conquistare tutti i cuori. Sì, lo Ce so che sei stato in Friuli perché è il popolo stesso che ti ha organizzato l'evento, quindi il popolo della nazione ti ha abbracciato la faccio. Sì. fortemente perché vuole che questa informazione passi, perché la verità avanza Infatti, indipendentemente da quello che stanno cercando di fare e di obbligare. ma Carissimo guarda, Lamberto, ti lascio la concludere concludo, questo scusami così, intervento. no, grazie a te Barbara, la verità ormai non la fermi, perché io non ho mai chiesto a una persona di organizzare una presentazione, è un onda inarrestabile, quindi vuol dire che la strada è quella giusta, quindi benvenga. Grazie Barbara, grazie dell'invito, grazie a tutti le Grazie a te. amiche e gli amici che si stanno ascoltando, che ci ascolteranno, e viva l'Italia. Ci sta. Viva la terra italica, ti direi io. Viva la terra planetaria, viva l'alloggio primigenio, che è la terra di nessuno, terra di tutti, dove ognuno può esprimere se stesso nel massimo della sua ricerca della felicità o la ricerca della consapevolezza di chi siamo, che è la base, ripeto, Certo. dell'autodeterminazione vera, quella che non c'entra niente con i documenti, c'entra con la conoscenza di se stessi. Conosci te stesso, ha detto qualcuno. Ti ringrazio Certo, tantissimo grazie del ancora, tuo no, grazie a te, intervento. grazie Ti ringrazio di continuare a fare ciò che stai facendo perché è molto utile e ci aggiorniamo presto con la partecipazione a magari una Zoom delle nostre dove già sei stato ospite, dove ci volentieri, porterai volentieri. come Molto volentieri. popolo di essere partecipe a questa iniziativa. Ti ringrazio di nuovo, ti Grazie abbraccio ancora a te, nuovamente, Barbara, un nell'attesa di abbraccio. incontrarti dal vivo Ciao, ciao. e fai buona giornata. Altrettanto. Grazie. Ciao, ciao. Ciao Lambert.